Allora, siamo a Trecchina, finalmente siamo alla 22esima edizione della Sagra della Castagna. Dopo 2 anni di stop dovuti all'emergenza Covid, finalmente si ritorna alla normalità. La piazza di nuovo piena di gente, nel profumo delle calde arroste, quindi gli animi sono festosi. Con questo ritorno e questa ripresa sia economica che sociale, quindi è una grande spinta per continuare in questo senso a valorizzare Trecchina, le sue tradizioni, i suoi prodotti, e quindi ospitare tutte queste persone ancora oggi per noi è una grande soddisfazione, ci dà energia come amministrazione a continuare in questa direzione, e questo anche grazie all'impegno, al lavoro dell'associazione Gli Amici della Castagna, che ringraziamo tanto, e anche a tutto il resto dell'organizzazione, perché non è facile ricevere in 2 giornate tutte queste presenze, quindi c'è un'organizzazione che insomma alla fine ha portato una buona riuscita, e grazie a tutti. Ecco, c'è una particolarità di quest'anno rispetto agli anni precedenti? Beh, si è ripreso un po' con l'organizzazione e le idee di sempre, quindi nell'indecisione di farla o non farla non si è pensato magari ad avere delle novità, ma l'obiettivo principale è stato rifacciamo la sagra, quindi si sono rimessi in campo le energie di sempre. Allora, scopriamo 2 fan delle castagne, un ragazzo di Trecchina che adesso lo ascolteremo e un ragazzo di Castel Saraceno. Una domanda innanzitutto: voi conoscete Don Guido e Don Vincenzo? Sì. Don Guido di Trecchina, Don Vincenzo di Castel Saraceno? Certo, Don Enzo, certo. Ecco. Allora, partiamo con te. E ti chiami? Ruben. Allora, ripeti il tuo nome, scusa. Ruben. Ruben, ah, che bel nome. C'era un giocatore del Milan che si chiamava Ruben Buriani. Allora, Ruben, perché ti trovi qui e cosa stai trovando di particolarmente divertente qui a Trecchina? Ti do il microfono. Allora, sono qui perché appunto ho qui degli amici, più che altro anche per mio fratello. Fatto sta che Trecchina mi è sempre piaciuto come paese in generale comunque, e siamo venuti qui anche proprio per le castagne, che siccome è la sagra, anche perché qui è la specialità del posto. Sì, infatti tra poco, 29 e 30 ottobre, ci sarà un'altra sagra che sarà la festa della montagna. Diamo la parola a Luigi, allora tu sei nato a Trecchina, ma tu non sei nato a Trecchina? No, io sono di Castello. Sempre a Castel Saraceno? Sì. Tu invece sei nato a Trecchina e quindi sei cresciuto a Lazze e Castagne, possiamo dire così? Sì. Anche a Nosci magari. Allora, dici qualcosa per microfono. Ecco, ti piace questa tradizione, vuoi che la si porti avanti? Sì, mi piace. Ecco, metti il microfono. Sì, mi piace. Qual è la cosa particolare di queste serate che ti è piaciuto? Le tante persone, i balli che ci sono stati in piazza? Le persone, perché cioè, vedere in un paesino così piccolo, così tante persone... Cioè, è una cosa che fa piacere. Tra l'altro ricordiamo c'è stato il Covid e quindi siamo stati costretti. Negli ultimi 3 anni non c'è stata questa sagra. Perfetto. Diamo di nuovo il microfono a Ruben. Ruben, una particolarità di questa festa, abbiamo detto tante persone, tanto divertimento. Sì. Se tu dovessi dare un consiglio agli organizzatori, perché Ruben, spesso accade questo, quando si organizzano questi eventi, si pensa alle persone più adulte, non si pensa ai ragazzi, certo. Età, insomma, ecco, che consiglio daresti all'organizzazione? Sicuramente
magari gestire meglio le attività che possono essere inerenti ai ragazzi, per esempio le palazzine, abbiamo le giostre, ma qualcos'altro, anche attività vere e proprie che coinvolgano in qualche modo i ragazzi, anche attività di volontariato, qualcosa che possa essere organizzato alla Prologo in generale, però comunque una migliore gestione insomma per quanto riguarda questo campo. No, sono venuto molte altre volte. E cosa ti colpisce di questo paese? Allora, di questo paese specialmente mi colpisce un po' le persone che ci sono, perché io qui ho molti amici comunque e tutte le volte che sono venuto mi sono sempre trovato bene. Per il resto non conosco molto bene per quanto riguarda il livello del paese, ma... Ti piace? Sì. Alla fine siamo riusciti a trovare degli amministratori, abbiamo un ex amministratore, ma definirlo ex Ludovico Iannotti è un po' difficile, perché il Ludovico, ci permettiamo di chiamarlo per nome, ha davvero caratterizzato negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, quindicennio, davvero le attività amministrative di Trecchina, che hanno stravolto, dico io in positivo, questo centro. Diciamo che più che... merito mio e merito della squadra, di un gruppo che noi abbiamo costruito negli anni, e io sono soddisfatto perché vedo ora nella nuova compagine amministrativa, vedo che c'è continuità, c'è coesione, c'è voglia di fare, quindi Trecchina è un paese che a mio avviso può andare ancora avanti, può crescere, perché ha negli amministratori locali, negli attuali amministratori locali, ha persone capaci, io sono convinto che faranno del bene per il paese. Il Covid è alle spalle, c'è voglia di ripresa, anche se purtroppo il contesto nazionale e internazionale non aiuta molto, però questa iniziativa, c'è un signore che sta interloquendo con Ludovico, ecco, però diciamo c'è la volontà comunque di non metterci alle spalle queste problematiche, perché ahimè morderanno e morderanno forte anche il nostro territorio, però ripeto, c'è tanta volontà di continuare su questa scia e che tu hai lasciato. Sì, sì, c'è voglia da parte della gente di riprendere e di riprendere le attività, e oggi con la storia della castagna questa cosa si evidenzia. Chiaramente c'è pure la preoccupazione, perché è un momento tragico questo per il mondo intero, e quindi non c'è la cosa importante è che uno guardi avanti e guarda con le prospettive che ci sono. Questo è un momento in cui purtroppo non si riesce a fare una buona programmazione, perché non si sa domani cosa accade. E la sensazione che ho però è che la gente comunque vuole uscire, vuole mettersi alle spalle le cose negative degli ultimi anni e vuole di nuovo rivivere la socialità, e oggi a Trecchina questa cosa è molto evidente. Ecco Ludovico, per chiudere, probabilmente avrei visto qualche foto, qualche filmato dell'altra sera all'Atronico, dove davvero tutto il territorio e non solo quello dell'Unione dei Comuni si è ritrovato insieme ad un progetto che è risultato poi vincente. C'era Fabio Marcante ovviamente all'iniziativa, quindi davvero anche questo fa ben sperare, perché sembra retorica, ma davvero un territorio unito può ambire a grossi obiettivi. Territorio unito può risolvere tanti problemi. L'unione, che è stata voluta veramente con forza negli ultimi periodi da parte degli amministratori, ne è l'esempio. La programmazione che è stata presentata l'altro giorno è una conseguenza della volontà di stare insieme. Io sostengo che lo stare insieme può far crescere questo territorio, l'ho sempre sostenuta questa cosa, e ritengo che si debba procedere e andare avanti in questo modo. Quanto ti manca non la poltrona di sindaco, perché qui dobbiamo dire una cosa, il Ludovico insomma è stato sempre un sindaco di sostanza più che un sindaco di momenti formali, anzi cercava sempre di stare un passo indietro, insomma, ecco, segno probabilmente di umiltà, di voglia di fare e non di solo apparire o di dire solamente. No, diciamo che le persone devono vivere i momenti per quelli che sono. Io ho vissuto
i miei anni di amministratore comunale più intensamente e ho dato tutto ciò che potevo dare in quella situazione. Oggi mi sono concentrato più sulla mia attività privata e cerco di dedicare il mio tempo all'azienda che amministro. Pertanto è vero che non sono più all'interno della cosa pubblica, ma è pur vero che stiamo rinforzando e rafforzando l'attività privata che ha bisogno di tutti quanti i soci e quindi anche di me. Ah, sì, ma c'è un po' di denaro. No, ma va per tutta la cosa.